Buongiorno Dave, dov'è? Ottobre è un mese di eventi. C'è stato l'evento di Intel, dove Intel ha presentato i nuovi processori, le nuove schede video, c'è stato il Made by Google, oggi ci sarà il Microsoft Surface, ieri c'è stato l'evento di Meta, il Meta Connect, dove Meta ha presentato i nuovi progetti per la realtà virtuale e la realtà aumentata. Naturalmente il principale prodotto presentato ieri è stato il Meta Quest Pro. Sapete che Meta vende attualmente un visore che si chiama Meta Quest 2, nato in quella che una volta si chiamava Oculus e poi è stato ribrandizzato, un visore che costa meno di 400 euro ed ha avuto un ottimo successo di mercato. Oggi invece la strategia in qualche modo cambia, o quantomeno si differenzia. Si arriva a un visore che è molto più avanzato tecnicamente, tecnologicamente, e anche molto più caro. Il prezzo infatti in Europa è di 1799 euro. La dotazione hardware di questo visore parla di uno Snapdragon XR2 che è stato sviluppato in collaborazione con Qualcomm, ed è un'evoluzione dei processori già montati sul MetaQuest, e poi monta 12 GB di RAM, 256 GB per lo storage, e una serie di sensori. I sensori del MetaQuest Pro sono sensori esterni e sensori interni. Quelli esterni naturalmente servono per permettere al visore di orientarsi nella stanza, quelli interni servono per rilevare le espressioni facciali, perché così, interfacciandosi con le altre persone nel mondo virtuale, si riesce anche a dare un'enfasi a quello che si dice, al tono con cui si dicono le cose, proprio grazie alla rilevazione dell'espressione del viso, che dalle demo mostrate pare abbastanza avanzata. C'è anche un'altra novità che riguarda gli avatar, cioè le gambe, una cosa che in qualche modo aveva colpito l'anno scorso la presentazione del nuovo brand Meta, era stata l'assenza di gambe in questi avatar nel mondo, nel metaverso. Quindi gli ingegneri di Meta hanno lavorato alacremente per un anno per poter finalmente dotare di gambe questi avatar, gambe che a quanto pare sono avanzatissime, perché create, generate da intelligenze artificiali che riescono a ricostruire i movimenti pur senza dotare il corpo degli utenti di sensori. Poi vabbè, la datazione si completa con pannelli LCD da 1800x1920 pixel per occhio, con refresh rate di 90 Hz, pannelli Quantum Dots, eccetera eccetera. Il visore in sé pare abbastanza carino, confortevole, leggero, hanno spostato la batteria dietro in modo da bilanciare il peso centralmente, cosa che invece nel Quest 2 per esempio è tutto rivolto in avanti, e quindi pare puntare molto su un comfort che possa portare il visore ad essere indossato per tutto il giorno, sia durante il lavoro che durante lo svago. E sul lavoro hanno puntato molto, perché con una partnership con Microsoft tutta la suite lavorativa di Microsoft viene portata nel metaverso, quindi si parla di Teams, si parla di Office. Pensate che bello editare insieme un documento Excel con i colleghi attorno a una scrivania virtuale. E poi ci sono delle telecamere a colori che riescono a riprendere con buona risoluzione l'ambiente esterno, in modo da consentirci di vedere in realtà aumentata, quindi vedere quello che succede fuori dal nostro visore, ma con pannelli generati nel metaverso. Metaverso che a quanto pare non è che proprio stia decollando, ecco. Tanto vero che tra gli annunci c'è stato anche quello dell'apertura di Horizon Worlds a desktop, cellulari, insomma dispositivi non di realtà virtuale. Quindi sembrerebbe essere una strategia per portare un po' più di gente in questi metaversi che paiono probabilmente un po' spopolati. E si sta lavorando quindi anche su dei dispositivi per poter digitare, per poter immettere del testo senza dover intanto mettere le mani sulla tastiera, perché con un device davanti agli occhi, con un visore, è complesso mettere le mani su una tastiera, neanche parlare, cioè neanche digitare utilizzando la voce, perché in un ambiente rumoroso, in un ufficio, è abbastanza complesso, oppure fare grosse gesture con le mani che potrebbero farvi prendere per pazzi. Invece dispositivi neurali come dei braccialetti, quello che ha presentato Meta è un prototipo di un braccialetto che è un dispositivo neurale, cioè rileva degli impulsi neurali che poi vengono trasformati in input e quindi diventano per esempio una digitazione. E secondo gli ingegneri di Meta questa digitazione è naturale e veloce, addirittura potrebbe essere poi in futuro più veloce di quella sulle tastiere, e staremo a vedere. In chiusura torniamo a parlare di Google, torniamo a parlare di Stadia, con una notizia che non so nemmeno come commentare, intanto ve la do. Google ha annunciato una nuova linea di Chromebook che sono espressamente pensati per il cloud gaming.
hanno degli schermi più larghi, hanno delle tastiere RGB, quindi tastiere con tutte le lucine colorate che piacciono ai veri gamers, e soprattutto hanno preinstallato tre servizi di cloud gaming: Xbox Cloud, GeForce Now e Amazon Luna. Quindi Google ha ucciso il proprio servizio di cloud gaming, Stadia, un servizio tecnicamente all'avanguardia, apprezzato dai propri utenti, un servizio però con un modello di business claudicante, ucciso con la giustificazione che la risposta del pubblico al cloud gaming non è soddisfacente, ed ora presentati dei PC dedicati al cloud gaming con servizi di concorrenti. Io non riesco a capire la strategia di Google. Io non sono in grado di capire. Aiutatemi. Comunque questi Chromebook saranno in vendita con prezzi attorno ai 600 euro, sono vari modelli prodotti da Lenovo, Acer e Asus. Quindi se vi interessa il cloud gaming e vi interessa Google, comprate i Chromebook di Google senza il servizio di... non lo so. Era tutto, dai, basta. Oggi era abbastanza confusa questa puntata perché non ho tempo, sto provando cose nuove e vabbè, spero comunque che sia apprezzabile. Scusate se c'è stato del bordello, della confusione, spero che sia quantomeno ascoltabile, apprezzabile. Dai, ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao!